all'altra. Beh, ah, stavo dicendo, probabilmente voi non avrete mai la soddisfazione che io ho avuto. Stamattina mi telefona una dipendente del comune e mi dice: Sindaco, ha telefonato una imprenditrice che probabilmente mi starà ascoltando, perché ha detto che mi ascolta e mi dispiace per voi, beh, probabilmente avrà dei gusti orrendi come altre persone, ne vedo. Insomma, un po', ne vedo, che ne so, 1500, perfetto, a volte 2000, a volte 3000, a volte 5, quello che sono, per l'amore di Dio, io sono qui, ci metto la faccia, è quello che sono, no. Mi ha detto, ha telefonato un'imprenditrice di Vercelli che vorrebbe il tuo numero di telefono perché ti vuole parlare. In verità gli ha detto tutt'altro, gli ha detto anche, poi me lo ha ripetuto a me, e ha detto che praticamente, beh, gli piace il mio modo di comunicare, che è una cosa che l'ha colpita e che la colpisce, e che ha detto che vuole dare un contributo alla causa e quindi alleviare le sofferenze e i bisogni della gente di Lucera. Vedete, questa è un'imprenditrice di Vercelli che se ne può sbattere di meno di noi lucerini. E che, ahimè, ecco, voglio dire, gli piace Vanna Marchi non come persona, chiaramente, perché Vanna Marchi sarei io, no? Nella fattispecie, o Maria De Filippi, sempre io nella fattispecie, anche il suo modo di comunicare. E quindi mi ha chiamato, mi ha detto queste cose qua e mi ha praticamente detto che gli devo mandare l'IBAN perché farà un. Darà un piccolo aiuto per la gente di Lucera che ha uno stato di bisogno. Beh, a me questa cosa qua, se mi permettete, ha reso felice, ha reso orgoglioso e mi dà forza e voglia di andare avanti a dispetto di chi cerca, ripeto, ed ecco qui, sottolineare perché sono stato accusato di stare in perenne campagna elettorale. Veramente sono 7 anni che cerco e subisco attacchi di ogni giorno, di ogni genere quotidianamente, il più delle volte personali, ma